Oltretutto, oltretutto è anche un tema molto complesso che coinvolge tantissimi ambiti, come abbiamo visto, legali sicuramente, anche psicologici, se vogliamo anche sociali. Comunque, revenge porn è molto, va al di là del semplice gesto, se la interpretiamo come, tra virgolette, fenomeno sociale, non lo stiamo giustificando, ovviamente. E mi permetto solo un attimo di interromperti, perché ho notato una cosa molto interessante, ossia, ho notato in questo voler, tra virgolette, categorizzare il revenge porn, o meglio, inquadrarlo come reato a sé, all'incirca lo stesso movimento che è avvenuto per il cyberbullismo più in generale. Prima della famosa, appunto, legge Ferrara, comunque noi avevamo già le armi per difenderci dal cyberbullismo, però avevamo tanti pezzettini di leggi, se vogliamo dire così, a seconda del tipo di cyberbullismo, di quello che la persona combinava in rete. Invece poi con la nuova legge siamo arrivati proprio ad un inquadramento vero e proprio in cui il cyberbullismo in sé è diventato proprio un reato a sé, quindi immagino che sia più o meno. Ni, 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 ok, ni, vai, distruggimi. na, ni, nel senso che, no, beh, ci sta il paragone, poi sono stata io la prima a iniziare parlando di quello, probabilmente perché è l'occasione in cui noi ci siamo conosciuti. All'epoca però, trattandosi di una fattispecie soprattutto giovanile, soprattutto minorile, vinse la tesi per cui la legge doveva essere una soft law, quindi doveva lasciare buoni e validi e operativi e richiamabili tutti i pezzettini, come li hai chiamati tu, quindi i singoli reati, la minaccia, la percossa, la diffamazione, l'estorsione, il ricatto, e poi non voglio entrare troppo nel tecnico, vedi, cerco di essere divulgativa senza essere imprecisa. In questo caso, dove non abbiamo a che fare solo con i ragazzini, poi dei ragazzini ne parliamo, però questo è un reato da adulti, anche da adulti. Tiziana Cantone era più che maggiorenne e i suoi revenger pure. Qui si è scelta invece la via più punitiva. Questa non è una legge che, come quella sul cyberbullismo, incentiva la maniera per rimuovere i contenuti. Tant'è vero che la rimozione dei contenuti, oggi come oggi, chi come me si occupa della difesa penale della vittima, chiede sempre che siano fatti o che siano delegati a soggetti che siano in grado però di conservarli da un punto di vista probatorio. Quindi non che tu mi ripulisci la rete e poi io, se voglio andare a sporgere la querela, non ho più le prove perché non le troviamo. Me la ripulisci, ma me la metti nella giusta cassaforte che si chiama indagine forense, digitale forense, quindi con quelle metodiche lì. Questo è un reato, ma è un reato grave, Ivan, cioè la pena edittale per questo reato va da 1 a 6 anni di reclusione, più la multa da 5 a 15 mila euro. Cosa significa? Non soltanto quello che dice, cioè che si rischiano questi anni di galera, ma significa misure cautelari. In questo momento, io e te parliamo, maggio 2020, a San Vittore c'è stata o c'è gente che è dentro perché è in custodia cautelare per revenge porn. Stiamo parlando di reati che consentono le intercettazioni telefoniche, telematiche, dei flussi informatici. Cioè, stiamo parlando di una categoria di reato che, avendo la pena edittale maggiore dei 4 anni nel suo massimo, consente la qualunque, se vogliamo, consente la qualunque. Ci sono state delle vittime che sono riuscite ad ottenere addirittura la custodia cautelare in carcere. Io sto seguendo un caso dove gli imputati hanno ottenuto gli arresti domiciliari da poco, ma grazie al Covid. Non certo perché il delitto Sì, non certo. fosse grave.